150 giovani di 4 continenti e di 11 paesi hanno dato vita dall'11 al 17 luglio a Fondi, un importante centro agricolo, commerciale e turistico del Basso Lazio, alla 7ª edizione dell'Endfest. Cultura, sport, folklore sono gli ingredienti di questo meeting intercontinentale che intende esaltare i valori della fratellanza attraverso la pratica della pallamano, una disciplina sportiva piuttosto giovane in Italia, ma che ha già una specifica, valida identità e che specie in questi ultimi anni sta raccogliendo successi. L'Endfest 85, centrata su due qualificati tornei internazionali, maschile e femminile, ha partecipato, come ospite eccezionale, in quanto per la prima volta in Italia, reduce dalla Coppa Interamnia, la nazionale cubana di pallamano, impegnata a Fondi solo per alcuni spettacolari incontri amichevoli. Si è trattato di una occasione importante per conoscere un modo di giocare, sintesi al tempo stesso di potenza e di eleganza.
prima e dopo gli incontri dei tornei di Palamano, è stato il folklore ad animare e a far conoscere costumi e tradizioni di popoli spesso lontani. Non sono mancati appuntamenti culturali di rilievo, come la mostra di grafica dello scomparso Domenico Purificato, la presentazione del libro di Giuseppe Dall'Ongaro su Fra Diavolo, il quasi leggendario bandito eroe che si batté contro l'invasione francese. Una mostra sull'ambiente realizzata dalle comunità europee. Ed infine la presentazione di una multivisione del regista etnologo Folco Quilici. Ma torniamo alla Palamano. Nel settore maschile, l'Unione Sovietica, forte del titolo di campione del mondo, si è imposta su tutti fin dall'inizio. Al contrario, le cinque formazioni juniores femminili, che si sono contese il trofeo Handfest Comune di Fondi, grazie ad un sostanziale equilibrio di valori in campo, hanno dato vita fin dalle prime sere a gare incerte ed avvincenti. Nelle serate centrali del torneo femminile, Danimarca e Giappone perdevano terreno nei confronti di Camerun, Canada e Italia. Le africane erano le ultime a cedere e spianavano il terreno all'incontro finale tra italiane e canadesi. Thank you.
è il corteo storico di Giulia Gonzaga, la nobildonna che fece di Fondi la piccola Atene del Medioevo ad annunciare la serata finale del Landfest, che nel corso della settimana ha visto anche un dibattito con giovani di vari paesi in occasione dell'anno internazionale della gioventù, indetto dalle Nazioni Unite, e la presenza di personalità della cultura come Alberto Moravia e Vincenzo Cerami. Giulia Gonzaga, una bellissima giovane donna che lascia una larga traccia di sé nel mondo letterario ed artistico del secolo XVI. Lei gli onori li fa aprendo questa manifestazione, uscendo poi che su questo improvvisato. Davanti ad oltre 6.000 persone e dopo una tiratissima finale è la squadra italiana a conquistare per il secondo anno consecutivo il torneo femminile del Landfest. Senza storia, invece, la finale maschile, con i sovietici che in scioltezza battevano i pur bravi militari italiani.
Ma con le premiazioni, l'Endfest non si è ancora conclusa. C'è un momento entusiasmante e commovente atteso da tutti. La consegna del premio Solidarietà, istituito per la prima volta e consistente in un bronzetto del pittore Domenico Purificato. Il premiato non poteva essere che John Welch, l'eroe di Bruxelles, il giovane che salvò la vita a decine di italiani dalla violenza scatenata da centinaia di fanatici del Liverpool. Capo ufficio stampa della manifestazione spiegherà i contenuti del premio e ne leggerà le motivazioni. Prego la parola al dottor Augusto Milana. Ad un personaggio come John Welch, il 27enne tifoso del Liverpool, la cui solidarietà umana espressa con spontanea e naturale semplicità è stata esaltata dal manico dello sport. Al commosso e non violento giovane britannico va l'applauso della folla. Un inno alla fratellanza, allo sport, alla solidarietà umana, alla gioia di vivere, alla pace. Valori che troppo spesso in questi anni sembrano essere divenuti un bene raro, ma che all'Endfest hanno trionfato.